Eccoci mister, una vittoria che vi dà 3 punti forse non sperati in questa maniera all'inizio gara, ma comunque portati via con determinazione. Cos'è che vi ha fatto vincere? Ma noi siamo venuti qua con la massima unità, sapendo che è un campo difficile, venivamo da 4 sconfitte di fila, quindi non potevamo di certo venire qua a leggere. Abbiamo impostato la gara in una certa maniera, dove sapevamo che non dovevamo sbagliare niente dal punto di vista dell'approccio, della mentalità, dell'aggressione, dell'attenzione. Credo che i ragazzi, tutto sommato, abbiano fatto una grande gara. Quindi... Sì, siete partiti cauti, vi siete difesi, avete aspettato l'occasione, sì, perciò siete venuti qua. Primo non perdere, come si dice. Ma è chiaro, in queste situazioni qua devi cercare di portare a casa il massimo. E per noi, ripeto, venire qua e impostare la gara era impensabile, perché comunque la mia è una squadra giovane, non ha la personalità per imporre il gioco, anche se è quello che proviamo a fare. Siamo venuti qua impostando la partita in questa maniera qua, sapendo che comunque avevamo gente davanti rapida che è molto brava a ripartire. Credo che alla fine risultato ci può stare. Ha trovato il Portogallo che si aspettava? Ma il Portogallo è un'ottima squadra, insomma, ho visto proprio davanti di categoria, di spessore. Io credo che oggi siamo stati bravi noi a limitarli parecchio, e quindi i complimenti vanno solo ai ragazzi. Portando pagina, domenica? Domenica abbiamo Pozzano, un'altra partita difficile, per noi sono tutte partite difficili, non possiamo pensare di avere squadre più deboli di noi. Noi affrontiamo partita per partita, cercando di portare a casa il massimo. Intanto vi godete questa vittoria. Intanto ci godiamo questa vittoria, che i ragazzi meritavano da tanto tempo. Grazie. Grazie.